Ciao Antonio, buonasera. Allora, parliamo di questa vittoria oggi contro il Sambiase 2-0. Vi riportate, diciamo, sotto nuovamente dopo la sconfitta in casa della Palmese di settimana scorsa, che insomma penso vorrete dimenticare prima possibile. Non c'è dubbio, Antonio, domenica è stata una domenica, scusa il giro di parole, brutta sotto l'aspetto numerico, non c'è ombra di dubbio che, però sono domeniche che possono succedere contro una buona squadra, qual è la Palmese, però sicuramente non, secondo me non ci sono 5 gol di differenza tra noi e lei, però ci può anche stare, Sì. una domenica che va così, strana, però noi oggi avevamo necessità di ripartire dove ci eravamo fermati, prima di andare a Palme. Abbiamo fatto, secondo me, senza grandi sforzi, con tutto ciò che avevamo, qualcuno non in condizioni ottimali, come Leo Gatti, in effetti è entrato gli ultimi 10 minuti, e come Manuel Monorchio, perché il ragazzo questa settimana è stato fuori per un provino all'estero, l'abbiamo mandato fuori, quindi eravamo un pochino anche. Però abbiamo giocato una buona partita, l'abbiamo vinta. Così, secondo me, senza grandi patemi. Gol di Cormaci e Postorino, è certo, il Sambiase un Gol attimino. di Cormaci, sì, gol di Cormaci e Postorino. Marco Cormaci all'inizio dopo 10 minuti un quarto d'ora e dopo Postorino nel secondo tempo. In virtù di quello che è successo settimana scorsa, no? Che magari non lo so, anche mentalmente, forse i ragazzi così sono arrivati a questa gara, non lo so in quale modo, ne hanno subito. Non è facile recuperare 7 punti, come non è facile per noi mantenere il secondo posto, perché ci sono delle squadre, diciamo, attrezzate. Quindi è tutto da giocare. Già da domenica prossima, secondo me, inizierà un altro campionato. Parliamo anche del vostro campionato e dei rinforzi che dovrete mettere in campo, perché si parla, ora è un nome che circola spessissimo ed è legato a tantissime squadre, tra cui anche la vostra squadra. Stiamo parlando di Siclari, ma Marco Siclari è una pedina che state trattando voi, un giocatore della Città Novese. Il ragazzo, c'è stato qualche abboccamento con il ragazzo, anche perché lui studia qua a Reggio, noi ci siamo incontrati, però ancora non abbiamo definito tutto. E, a parte lui, anche qualche altro noi stiamo trattando per rinforzare la parte, diciamo, avanzata della squadra, dove secondo me abbiamo qualche defaillance. Però quello che sono contentissimo stasera, a parte dopo se ci saranno nuovi arrivi, questo è ancora un discorso, faremo martedì con il mister, anche perché il mister questa settimana ha avuto problemi, è stato ammalato, cioè Sì. problemi passeggeri di influenza, quindi oggi non è stato neanche al campo, quantomeno è stato in macchina, la seduta della macchina, perché stava male la febbricitante. Quindi martedì ci confronteremo con il mister, vediamo quello che dice lui. Però ti stavo dicendo, sono stato contentissimo oggi che ho ritrovato un ragazzo dove noi ci teniamo tanto e lo stimiamo tanto, sia come ragazzo sia come giocatore, anche perché sono 3 anni che con noi, che è Daniele Zappia. Dopo un giro di andata quasi fatto così, oggi, anche se non ha segnato, abbiamo rivisto il Daniele Zappia dello scorso anno, e per noi questo è un grande acquisto, perché Daniele sappiamo quello che ci può dare. Era partito un po' in ritardo perché all'inizio della stagione aveva avuto 2 settimane di stop dell'anno scorso, dopo si è infortunato, quindi a noi Daniele ci mancava. Quindi secondo me, recuperando appieno Daniele, qualcosina sì, sicuramente cercheremo di fare, ma non è obbligatorio, Antonio, anche perché una delle mosse che dovevamo fare già l'abbiamo fatta. Abbiamo riportato da noi Daniele Barella, un ragazzo del Sì. 96 che è stato a Gioia Tauro i primi 6 mesi, la prima parte della stagione, adesso è rientrato da noi, ha giocato tutta la partita, quindi non lo so, vediamo in qua davanti quello che possiamo fare. Prossimo avversario sarà lo Scalea. Una lunga trasferta, innanzitutto, vabbè che ne fate tante di trasferte lunghe voi. Antonio, lo Scalea è una squadra che sta bene, in modo particolare in casa, quindi sappiamo delle difficoltà, diciamo, della trasferta di domenica l'altra. Dopodiché, secondo me, se riusciamo a passare indenni la Scalea, o quantomeno fare risultato utile, dopo ne abbiamo due in casa, abbiamo Brancaleone e Corigliano una dietro l'altra, Sì. quindi ci potrebbe portare queste due partite in casa, ci potrebbero. Però prima delle altre due c'è questa di Scalea, una squadra che in casa sta facendo bene, quindi sicuramente una gara difficile. Bene, facciamolo in bocca al lupo. Grazie per l'intervento, Violante. Grazie, grazie a voi, grazie Antonio, Alla grazie. prossima, buona serata.